Buongiorno, bentrovati cari amici e care amiche. Siamo qui per rispondere alle vostre domande o alle vostre chiamate. Siamo appena tornati dalla Fiera di Napoli, quindi un saluto grande a tutte le persone che abbiamo incontrato a Napoli e che abbiamo potuto conoscere a Napoli, una bellissima città. E quindi siamo pronti per iniziare questa diretta? Mi raccomando, scriveteci, telefonate in sul numero sovraimpressione e vi ricordo comunque che la prima chiamata al nostro centro per chi ancora non è cliente, il primo consulto è sempre gratuito, ok? Quindi iniziamo subito. Giuseppe ci scrive. Giuseppe è una delle persone che ha scritto sulla nostra pagina Facebook, quindi potete scrivere tutti quanti, eh? Buongiorno Morgana, io mi chiamo Giuseppe, sono nato il 15-3-86, lei Maria Carmela, 6-5-88, lei era una grande amica, lei si confidava con me di tutto e di più, ma poi mi sono dichiarato a lei e lei si è allontanata da me, neanche per un caffè mi vuole vedere. La mia domanda, ci fidanziamo? Faremo pace? Vediamo Giuseppe. Allora, Maria Carmela. Mischio due volte le carte, Giuseppe, e faccio io, faccio il centro che è l'equilibrio per me. Ma diciamo che l'hai lasciata un po' spiazzata questa donna, eh? Non si aspettava una situazione, un sentimento così forte da parte tua, esploso all'improvviso, perché è come se lei in qualche modo non se ne fosse nemmeno resa conto. Che tu in qualche modo la guardavi con occhi diversi. Io ho una situazione di nascita, ho una situazione di perseveranza e di riuscita. Ovvio, adesso devi fermarti un attimo, perché da quello che vedo, molto probabilmente tu gli stai un po' addosso, nel senso che continui ad insistere un caffè, vediamoci in amicizia. Lei in questo momento deve un attimo metabolizzare questa situazione, perché effettivamente lei ti ha sempre visto come un grande amico, una persona per la quale lei nutre un grande sentimento, un grande affetto, ma non si è resa conto ancora che era un sentimento d'amore, ok? Quindi è come se avesse avuto un po' un frastuono da quello che vedo. Ti dico che sicuramente c'è una situazione di incertezza da parte sua, ma che va a chiarirsi. Io ho le difficoltà superate e c'è una situazione di ripresa. Quindi ti dico, Giuseppe, stai calmo, non starle addosso, che sicuramente nell'arco di qualche settimana la tua assenza, il tuo stare fermo, il tuo non mandargli messaggi, sicuramente la spinge a cercarti lei. E da lì c'è una situazione di ripresa, ok? Un bacio, ciao, fammi sapere poi, eh. Allora, vediamo. Vi ricordo sempre che potete comunque scrivermi sulla pagina Facebook dei Cartomanti Europei o telefonarmi. Potete anche mandare un messaggio sulla pagina e io vi rispondo come adesso in diretta, ok? Annalisa. Allora, Annalisa è nata il 6/11/1978 è dello Scorpione, Maurizio 21/12/44 Sagittario. Siamo insieme da quasi 3 anni, mi ha lasciato da un mese e mezzo, ora mi contatta di nuovo. Volevo chiederle se ritorneremo ad essere una coppia o se rimarremo amici. Allora, vediamo. Annalisa, insieme a me, cerca di visualizzare Maurizio, se sei in ascolto, così è più facile la stesura. Come dico sempre, io scelgo il centro perché il centro è l'equilibrio. Se poi mi chiamate e siete davanti a me, faccio scegliere a voi, chiaramente. Allora, ma diciamo che molto probabilmente lui si è sentito come se in qualche modo ci fosse una situazione che gli stava sfuggendo di mano. Ma è libero quest'uomo?
Perché in realtà io vedo come se lui avesse chiuso da poco una situazione. Buongiorno, sono Morgana. Ciao Morgana, buongiorno, sono Antonietta. Ascolta un attimo, tesoro, sto finendo velocemente una stesura di Facebook. Un secondo e arrivo da te. Rimani un attimo in linea, tesoro, eh? Ok? Ok, Da quello che vedo ti dico, Annalisa, che sicuramente lui ti ha ricontattato perché si è reso conto che prova un qualcosa di importante. Si è trovato come se dovesse fare una scelta per lui molto difficile. Però in realtà io ho la carta degli amanti, dell'amore corrisposto, quindi ti dico che sicuramente lui vuole recuperare questo rapporto con te, quindi le sue comunicazioni sono proprio perché vuole riavvicinarsi a te. Poi chiamami in privato che ne approfondiamo bene questa situazione, ok? Ciao Annalisa. Eccoci qua, tesoro. sì, eccomi. Dimmi tutto. Allora, ho bisogno del Allora, tuo nome intanto. Antonietta, Allora, Antonietta. quest'altro, Quanti anni hai? 40, Ok, di che segno sei? Ok, sono del cancro. ah, perdonami, già me l'avevi detto. Che vuoi chiedere alle carte? Allora, vorrei sapere se il mio ex Stefano, di Stefano. Mariette, 54 anni, Sì. Se c'è un ritorno da parte sua, però attualmente sta con un'altra donna. Noi Voi stavate già insieme, quindi, se c'è un ritorno, giusto? stavamo insieme sì, da 9 anni, sono 2 anni che ci siamo lasciati, però lui andava ancora avanti e indietro, diciamo. Okay, quindi è stato un po' con tutte e due, poi ha scelto l'altra? No, diciamo che lui, vabbè, 9 anni con me, dopo gli ha detto questa cosa di andare con questa donna. Ah, ok. E dopo lasciata questa donna veniva da me, lasciata a me e andava da lei, un po' così, un po' un gioco suo. Ok. Dopo ho messo un po' di paletti anch'io, però Fatto praticamente bene. se lui si lascia con questa donna e tornava a me. Allora, vediamo. Antonietta, visualizza Stefano. Sì. E mi dai uno stop quando ce l'hai ben visualizzato. Ok. Stop. Destra, sinistra, centro, ho fatto tre mazzetti, quale vuoi? Centro, Ok. centro, Ma diciamo che lui sta un po' in confusione, perché in realtà non ha avuto un chiarimento di idee nell'arco del tempo, eh. Quindi lui a te ci tiene moltissimo da quello che vedo, perché in realtà io ho una situazione di cambiamento, ho una situazione di contatti, ho una situazione di progetti soprattutto, ho una riuscita inaspettata, quindi una situazione in cui lui con te, diciamo, prova ancora dei sentimenti, ha degli obiettivi, ha degli orizzonti che vorrebbe raggiungere. Però è come se avesse paura di mettersi in gioco. Tra voi ci sono stati anche tanti malintesi, però. C'è una. Sì, qualcuno si è messo con le chiacchiere, ha iniziato qualche chiacchiera che non era vera di mio conto. Io pensavo che l'avesse inventata lui di questa situazione, perché già c'era l'altra donna. Ma sicuramente lui ha molti rimpianti nei tuoi confronti, si sente molto in colpa per qualcosa che non ha detto o che non ha fatto. Però c'è un ritorno di nuovo da parte sua. Di recente vi siete sentiti? Ho saputo stamattina che lui ha bloccato sia su WhatsApp che su Facebook una mia carissima amica. E lui quando fa Perché così vuole si vuole tornare? avvicinare. Sì, perché io Sì. ho sorprese inaspettate e novità imminenti. Sì, Ok. quindi in qualche modo vedo una situazione in cui lui sta pensando, sta valutando l'idea di riavvicinarsi a te, di recuperare. Mi vuoi dire il nome velocemente di quell'altra donna, se puoi, così, o Si chiama Gemma, l'iniziale? sì, si chiama Gemma del Sagittario, 48 anni. Allora, Gemma, 48 anni, Sagittario. Vediamo che cosa succede tra loro. Allora, incrociami le dita della mano sinistra, quindi accavalla due dita e tienili accavallate fino a quando non te lo dico io. Visualizza sia Stefano che Gemma. Quando ce l'hai visualizzata mi dai uno stop. Quattro. Destra, sinistra e centro. Destra. Diciamo che questa donna è molto opportunista però nei suoi confronti. Sì.
C'è una situazione di interessi tra loro. Ma lavorano Sì, insieme? ma no, lei fa la responsabile, lui è operaio. Però non ho capito perché sta insieme a questa donna. Allora, tra loro ci sono tante contrarietà, ci sono tanti ostacoli, c'è una situazione in bilico, una situazione altalenante, ma c'è una situazione di rimpianto, quindi c'è un'unione infelice, lui vuole scappare, non c'è compatibilità tra loro a livello di intesa, di feeling, di emozioni, sicuramente non sono le emozioni che prova per te. Quindi io ti dico che sicuramente tra loro la situazione è altalenante, ma non vedo una chiusura imminente. Ok. Ok, però ci sono altre cose che dovrei vedere insieme a te, quindi se mi chiami in privato, Sì. Ti posso chiamare in privato, sì, certo. guarda, anche tra un quarto d'ora io sono già operativa, se vuoi. Ok, Morgana, giusto? Morgana, ok? Ok, E poi approfondiamo grazie l'argomento. Un bacio, ciao tesoro. mille. Grazie a Grazie, te, ciao. ciao. Ecco qua, torniamo alle nostre amiche che ci scrivono su Facebook. Allora, Raffaella. Allora, Raffaella è nata il 24 maggio 1971 e Sergio 20 aprile 1975. Volevo sapere se c'è un possibile futuro insieme come coppia, se si può dire abbiamo avuto una storia da agosto 2016 finita il 22 agosto 2017, quindi un anno. Per lui che sente solo affetto e desiderio, dice di non essere più innamorato. Per me sarebbe continuata la storia in modo ufficiale, per lui no. Vediamo. Vedo, care amiche, che state imparando a essere più dettagliate e più specifiche, eh? Non fate più quelle domandine strimenzite di due parole. Brava. Allora, Raffaella, vediamo. Prendo sempre il centro, eh. Allora. Ma diciamo che c'è una situazione di contrasti, ma io ho una situazione di, la carta mi dice libertinaggio, come se lui in qualche modo si fosse sentito un po' troppo soffocato. Tu forse gli sei stato un po' troppo addosso. È come se lui fosse stato incatenato, bloccato. Come se in qualche modo ci fosse una situazione in cui non era in grado di fare le sue scelte, di prendere le sue decisioni. Da quello che vedo io ti dico, sicuramente c'ho delle novità, c'ho una situazione di armonia, di una situazione di riuscita. Quindi ti dico che c'è un avvicinamento tra di voi, c'è una situazione di ripresa. Però ti dico anche che c'ho dei ritardi, c'ho degli imprevisti. Quindi ti dico, non è una ripresa nell'arco di qualche giorno, ma molto probabilmente ci vuole qualche settimana prima che ci sia una situazione di ripresa tra voi. Ok? Ciao Raffaella, se poi hai altre domande, chiamami in privato, eh? Come sempre vi ricordo che il nostro centro vi dà il primo consulto gratuito, quindi approfittate per parlare con noi, per conoscerci. Ok? Allora, Giusy, sono Giusy, volevo sapere se ci saranno dei cambiamenti sul mio lavoro. La mia data è 14.461. Quindi vediamo se c'è una situazione di cambiamento, cara Giusy. Come sempre io faccio i tre mazzetti e prendo il mazzetto centrale. Allora, ma da quello che vedo ti dico, tu sei molto apprezzata e molto stimata sul tuo lavoro, anche se non so che tipo di lavoro fai. Vedo una situazione c'ho la carta della perfezione, come se tu sei una persona molto, molto precisa, molto attenta e molto apprezzata. Sei anche molto invidiata. Ti dico, una situazione di miglioramento, una situazione di cambiamento, ecco qua il giudizio, quindi un cambiamento ce l'ho, però ce l'ho molto probabilmente più in là, perché in realtà ti dico, molto probabilmente ci vuole fine anno, inizio anno prossimo, prima che ci sia una situazione di cambiamento per te, cara Giusy. Ok? Un bacio, spero di essere stata esauriente. Vediamo la prossima amica, chi è? È Rosanna. Allora, ciao, vorrei sapere qualcosa sull'amore. Io, Toro, 47 anni,
Lui 40, Toro 57. Grazie. Come lui mi vede, che considerazione ha di me i suoi pensieri? Il nome non ce l'hai dato, cara Rosanna, eh? A volte è indispensabile. Vediamo se riusciamo anche senza nome a vederti. No, da quello che vedo, io vedo delle novità imminenti. Quindi io ti dico, molto probabilmente lui ha una stima nei tuoi confronti, ti vede come una bella persona. Da quello che vedo, ti dico, molto probabilmente tra voi c'è già una situazione di avvicinamento, una situazione concreta. Ti vede come una persona sicuramente saggia, una persona determinata, anche se a volte lo fai un po' arrabbiare da quello che vedo, perché sicuramente non hai un caratterino molto facile da gestire. C'è una situazione di felicità e di unione, quindi molto probabilmente c'è anche l'inizio di una storia, di una frequentazione, quindi ha un pensiero molto positivo nei tuoi confronti. Ok? Un bacio, ciao. Allora, un'altra amica che abbiamo è Marzia. Mi dice: ciao, sono Marzia, sono nata il 2/10/77, sono Bilancia. Vorrei sapere se in amore ci sarà un incontro. Quindi un incontro così generico. Vediamo, va. Se c'è una situazione, cambio carte, vediamo se c'è una situazione di incontro sentimentale. Io ti vedo molto in attesa, è come se tu in qualche modo stai aspettando già da un po' questo incontro. Da quello che vedo ti dico di sì, c'è una situazione che arriva nella tua vita, c'è una situazione di cambiamento, come se tu avessi dovuto superare delle difficoltà fino adesso, che molto probabilmente sono superate, perché eccolo qua, l'amore per te arriva, ecco la carta di Cupido. Ok? Ciao, un bacio. Vediamo qui un'altra amica che ci chiede. Siete veramente tante che scrivete, care amiche. Allora, Angela, vorrei un consulto sull'amore. Io mi chiamo Angela, sono nata il 28/28/62, lui si chiama Salvatore, nato 10/7/68, grazie. Quindi vediamo che situazione c'è tra voi. Ho detto prima alla nostra amica Raffaella che erano state molto molto dettagliate, ma vedo che ultimamente invece le ultime amiche sono state molto sintetiche. Vediamo, vediamo. Allora, Angela. Io ho il viaggio, lo spostamento, la lontananza, quindi non so, Angela, se Salvatore è lontano da te o se c'è una situazione di cambiamento. Da quello che vedo ti dico, che lui c'è il trionfo su ogni progetto, c'è la certezza e c'è la conquista. Quindi c'ho i fiori, quindi la fioritura, lo sbocciare di un qualcosa che sta crescendo. Nonostante le difficoltà e i problemi temporanei che ci sono nel vostro percorso ci sono anche tanti malintesi perché c'è il gatto, quindi il gatto è una situazione di malessere, una situazione di ostilità, di cose dette in modo sbagliato. C'ho delle notizie e dei cambiamenti positivi, quindi ti dico che sicuramente il vostro amore sta crescendo, ha superato un periodo nero, ma sta crescendo. Ok? Ciao, se poi avete altre domande da farvi, vi ricordo che tra poco io sarò operativa al numero sotto impressione, quindi chiamate il centralino per parlare con me. Allora, a proposito di essere proprio sintetiche, qua ci abbiamo Graziana. Graziana ci scrive: Marcella, 21/3/1972, Enzo, 28/7/92.
Chi è Marcella? Chi è Enzo? Non lo sappiamo. C'hai scritto questi nomi senza sapere che domanda, io non so che risponderti, tesoro mio. Quindi chiama, così posso farti le domande, visto che tu non le hai fatte a me, le farò io a te, ok? Un bacio. E ricorda che il primo consulto è gratis, eh? Allora, poi abbiamo un'altra nostra amica che scrive solo A. Quindi ti chiamo Anna, nome comunissimo. Salve Morgana, mi chiamo A. Sono nata il 21/11/1969. C'è una persona che mi interessa. Mi puoi dire se ci sarà dichiarazione da parte sua? Siamo colleghi, siamo impegnati, ci sono degli sguardi particolari, ci sarà una evoluzione. Grazie, un bacio. E del collega non mi dai né la data né il nome, niente. Quindi tesoro mio, la domanda, sicuramente mi hai fatto una domanda specifica, però mi mancano metà dettagli. Quindi richiamami e posso risponderti, perché in realtà io potrei vedere solo te, ma non so chi è questa persona, non ho nemmeno l'iniziale, ok? Un bacio. Allora, l'ultima risposta per oggi, che è Anna. Ciao Morgana, sono Anna, vorrei sapere per mio nipote Alessandro, nato il 12/11/98, Scorpione, se trova lavoro. Grazie, spero mi risponderai. Un abbraccio Anna. Certo che ti rispondo Anna, perché non dovrei. Vediamo. Quindi Alessandro 12/11/98. Allora, ma da quello che vedo ti dico, c'è una situazione di fermo ancora, quindi un lavoro lui lo trova, ma non domani, tesoro mio, cara Anna, perché in realtà io vedo una situazione di inizio di lavoro, però è come se lui in qualche modo deve fare uno spostamento, perché io ho il viaggio, quindi deve fare un cambiamento di posizione, mi dice la carta, per avere delle novità interessanti. Molto probabilmente gli arriveranno delle proposte, però si deve spostare. E c'ho il trionfo su ogni progetto. C'ho le certezze, c'ho le conquiste e c'ho le soluzioni. Quindi ti dico, sicuramente arriva una proposta di lavoro per lui che gli dà anche grandi soddisfazioni. Però molto probabilmente ci vuole ancora un po', perché io ho le 3-5 settimane, quindi in qualche modo ci vuole ancora un po' di tempo di attesa, ok? Un bacio, ciao! Allora, cari amici e cari amiche, vi ricordo che la nostra pagina Facebook, quando volete potete scrivere per avere delle risposte, il nostro centro è a vostra disposizione tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, i numeri sono quelli che vedete sopra impressione, che